nell'isola che non c'era stasera, presentazione della coalizione a supporto del sindaco uscente Vincenzo Caterino. Grande entusiasmo e una nutrita partecipazione, insomma si preannuncia una bella sfida per San Cipriano quest'anno. Sì, sicuramente è una bella sfida, è una cosa epocale secondo me, si verifica stasera. Si verifica che dopo quasi 6 anni di amministrazione finalmente riusciamo stasera a presentare il nuovo simbolo, un nuovo progetto che vede come coautori tutte le liste di minoranze, in più una rappresentanza giovanile e persone della società civile. Grosso entusiasmo, perché chiaramente si diceva perché se il percorso è uguale perché non farlo insieme, no? Questo è stato il motivo con cui abbiamo trainato con le liste di minoranze su un progetto unico e esclusivamente per lo scopo nobile e l'interesse della cittadinanza. Soprattutto poi in un momento come questo dove non giova affatto, perché adesso si è aperta la crisi amplificata del Covid, una crisi economica, dove difficilmente la popolazione, la cittadinanza può sopportare ancora divisione sui personalismi. Bisogna lavorare serio, sodo e a testa bassa. 5 anni, insomma, i risultati sono stati tantissimi. Quali saranno i suoi primi obiettivi in caso di rielezione? Beh, ci sono, io come dico, insomma, 6 anni non sono bastati perché ci sono tanti progetti in itinere, no? Quindi si farà molto altro, ovviamente tutto siamo costretti a farlo partecipando a bandi, perché purtroppo il comune non più è indebitato al massimo, è una situazione, esce da un dissesto, però c'è tanto da fare, ci sono tanti progetti, fortunatamente abbiamo avuto anche finanziamenti, nell'ultima fase abbiamo avuto un finanziamento per dei centri sportivi, per delle cose bellissime per i ragazzi, ci sono il nuovo campo sportivo, insomma in erba sintetica, le strade, insomma c'è molto da fare, c'è ancora tantissimo da fare. Un'ultima cosa, sindaco, perché votare Vincenzo Caterino? Ma in questo momento io credo che votare Vincenzo Caterino, ho dimostrato nei 6 anni che ci ha messo passione, serietà, impegno, e soprattutto lo riconoscono anche gli avversari che condividono il progetto con me stasera. Questo nell'ottica di tutto quanto è stato fatto e di tutto l'impegno profuso in questo bene. Noi infatti stasera presentiamo un simbolo che si chiama Siamo San Cipriano, proprio nel senso dell'amore, tornare ad amare San Cipriano, il leitmotiv che mi spingerà ancora in quest'altra parte del secondo mandato, se ci sarà.